Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un super unboxing. Per chi mi segue assiduamente, ma anche su Instagram, quindi ragazzi, se non mi seguite, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Giulia MiFit, ma trovate tutto giù nell'info box. Ho iniziato una nuova collaborazione con MyProtein e oggi spacchetteremo insieme il primo unboxing su questo canale di MyProtein. Prima di iniziare però a spacchettare, vi volevo dare una promo che vale da fino al 10 gennaio con il mio codice sconto Giulia Ambrosino. Vi lascio tutto scritto giù nell'info box. Avete il 42% esclusi prodotti, ovviamente supplementi e campioni. Se volete supportarmi, accedete al link e fate tutto il vostro shopping. Io direi di iniziare, guarda in basso perché c'è il pacco. Allora, raga, io non vedo l'ora. Iniziamo subito. Vedere la scatola tutta colorata, cioè guardate che belle. Allora, ho preso proteine, ho preso un botto di proteine. La cosa che mi piace di MyProtein è che vi dà la possibilità su qualsiasi proteine o qualsiasi gusto di scegliere tanti 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 campioni diversi, e questa penso che sia una delle cose più belle, specialmente per me che testo tanti prodotti, mi salvano la vita. Andiamo proprio, peschiamoci anche una cosa di abbigliamento, anzi due capi di abbigliamento, adoro. Allora, c'è un profumo Dio caramella, raga. Ok, MyProtein Clear Away Isolate. Questo qui è tè alla pesca. Cioè, guardate che belle. Adoro, adoro, adoro. Qua sono un po' quei gusti un po' più freschi, infatti. Io le preferisco, devo dire la verità. Però le assaggeremo ovviamente in un video recensione. Andiamo avanti. MyProtein Impact Whey Isolate Strawberry Flower. Eccole qua, di queste ho preso tutti i gusti. Eccola, tutte 25 grammi, poi ovviamente raga mi soffermerò ancora di più nel video specifico. Quest'altra qui è Rainbow Candy, cioè raga, secondo me è proprio questa che fa un profumo assurdo di zucchero filato, cioè si sente proprio un profumo di zucchero filato. Adoro, ma guardate i colori, cioè raga, i colori. Adoro, adoro, adoro. Andiamo avanti, altre due della Impact Whey Isolate, Chocolate e Banana, che combo, eccole qua. Sempre 25 grammi. Poi, ho preso quest'altra qui, Cranberry e Raspberry. Oddio, sempre clear. Eccola qua. Poi, raga, ho preso un bel po' di proteine. Ho preso tutti i gusti. Queste qua sono 30 grammi e sono quelle vegan. Perché so che... Ma raga, già qua sotto cosa vedo? Perché so che molte persone che mi seguono comunque sono vegane. E quindi le ho volute prendere anche per darvi una recensione. Ho preso gusto, cacao e arancia. Io di questo, proprio di questa linea qui vegan, proprio lo stesso colore. Però è una barretta cioccolato. Proprio questa, cacao e arancia, raga. Spettacolare veramente quella barretta, quindi cacao e arancia. Poi c'è gusto cioccolato, gusto strawberry, quindi fragola. E mi sembra solo queste qua di questa linea c'erano come gusti. E poi ho preso sempre della Impact Whey Isolate gusto vaniglia. Ecco qua. E poi raga, questa Bitter Lemon. Secondo me questa, cioè io lo sapete come ho pensato, queste qui un po' più fresche, questa può fare una cremina molto densa e stenderla tipo sul pancake, secondo me questa qui al limone è assurda. Poi, ho preso queste patatine, le protein chips, sweet chili e sour cream, abbastanza grandi, 25 grammi, eccolo qua. Poi, ma lo sapete, questo l'ho preso io? Sì, mi sembra di sì, MyProtein Filled Protein Cookie Double Chocolate e Caramello. Però ragazzi, sapete, mi sembra di no, perché mi sembra di aver ordinato il come si chiama? In omaggio c'era il Flavor Drops, che qua dentro non vedo. Quindi o l'hanno sostituito con questo qui, devo andare a guardare l'ordine, perché se non sbaglio questo qui non l'ho preso perché non mi fece impazzire. È vero che lo provai pure dopo tanti mesi, però eccolo qua, questo qui è quello col cuore morbido, vedo molto più cicciotto. Poi lei, raga, lei, ma mi ricordo di aver preso anche quella nuova, devo controllare l'ordine perché raga è passato un po' di giorni che non mi ricordo. Questa qui della Lay Red, che mi ricordo prima che sì, forse l'hanno riformulata, ma
All'epoca, quando le acquistavo io, si chiamavano tipo six layer, una cosa del genere, 20 grammi di proteine e golden cake. Hanno riformulato completamente il packaging. Queste, ragazzi, sapete che sono le mie preferite, buone. Ho provato tantissimi gusti, ma mi sembra di aver preso anche il gusto nuovo, ma adesso non ricordo, però sicuramente non mancherà occasione. Di sicuro, raga, patatine, cookie, poi la barretta le proveremo in un videolog, tranquilli. E poi, ultimi due capi, ta-da-da-da, ho preso due capi di abbigliamento, quindi ho voluto fare un completo. Ho voluto, visto perché, allora, raga, vi dico già che ho preso sopra M e sotto M, quindi una M, ma sul sito c'è la guida all'Italia, vi misurate un attimo e andate su, andate tranquilli. C'erano davvero tantissimi completi, solo che io mi trovo a mio agio con i completini, specialmente pantaloni a vita alta, quindi veramente per me è stata un po' difficile la scelta perché mi piacevano tutti, però ho voluto scegliere quello più particolare. Infatti ho scelto un colore molto sgargiante. Vediamo un po', non voglio rompere tutto. Ovviamente, raga, dopo ve lo faccio vedere anche indossato. Io non vedo l'ora di provarlo. Tessuto è bellissimo. Anche col cartellino, my protein. Allora, abbastanza elastico. Poi, raga, guardate, c'ha in vita tipo questo elastico con scritto My Protein, che poi è rosso. Me l'aspettavo tipo, sul sito sembrava anche un po' rosa. Ma no, che bello! Eccolo qua. Tutto così, un po' con questo effetto un po' sbiadito tra bianco, ro rosso chiaro, rosso scuro. Veramente fatto veramente molto molto belle. Molto bene, dietro c'è proprio questa forma delle chiappette. Eccolo qua. È abbastanza vita alta. Speriamo bene, raga. Ovviamente non mi soffermo perché dopo ve lo faccio vedere indossato. E come ultimo, ultimo cavo, ovviamente, raga, completo sempre M. Rompiamo tutto. Mi piace questa cosa che i capi, comunque c'è la prova della sua velina. Non è, sì, è anche un pochino, giusto un po' imbottito. Bella, raga, perché guardate, c'ha una bella fascia che vi sostiene tutto. E poi potete anche sfoderare, queste si possono togliere le poppette. Bello, ho fatto veramente bene, bene, bene. Ho fatto bene a prendere una M, avanti è così. E dietro c'è la scritta. No, raga, che bello! Vabbè, io sono super innamorata di questo completo. Mi fa piacere perché io me l'aspettavo un po' rosa. Però riceverlo rosso, bello, raga, bello, bello, bello. E quindi niente, io adesso vado a provarlo. Voi lo sarete sicuramente tra poco, l'avrete già visto. Allora, raga, ve lo faccio vedere, è veramente super, super bello. Capello che mi dà fastidio, ovviamente non sto in una condizione bellissima, però post feste io almeno mi mostro anche così. Questo è il top sopra, perfetta, raga, la taglia M ci sta, è la mia taglia, eccolo qua, ed è così, ho detto così, non so come farvelo vedere, vi voglio far vedere però la scritta, eccolo qua. Dietro è così, oh. Ok, per farvi vedere com'è dietro. Adesso che andrò, cioè tra poco a febbraio, che entrerò in definizione, sicuramente mi starà benissimo. E quindi però devo dire la verità però, che è molto bello, mi piace, veste abbastanza bene. Io vi consiglio di prendere la vostra taglia, perché se io avessi preso una L, il colore mi sarebbe andato super super largo. Ma raga, ovviamente comunque, raga, sul sito trovate i vari pezzi, quindi potete scegliere tranquillamente la taglia. Comunque mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, promesso. E quindi, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere, consigliatemi i prodotti che, non so, state sempre lì che li guardate ma non li avete mai acquistati perché avete un po' paura. Ditemelo che io acquisto e vi faccio le recensioni. E quindi, raga, io spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!